La Camera di Commercio Chieti Pescara vicina alle imprese, imprese femminili, imprese del territorio che necessitano di nuove opportunità per poter superare la ripresa post-pandemica e soprattutto agganciarsi e diventare molto più attrattivi verso i mercati esteri. Da una parte quindi il programma per l'imprenditoria femminile firmato dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, presieduto dalla Presidente Luciana Ferrone, e dall'altra parte l'inaugurazione di uno sportello a disposizione delle imprese direttamente in Camera di Commercio che possa dare informazioni semplici, chiare e dirette su quali sono i reali vantaggi della ZES Abruzzo. La prima intervista per noi è quella a Luciana Ferrone. Tanti progetti supportati dal nostro presidente Gennaro Strever e soprattutto un occhio molto vigile e attento sul programma, sul recente decreto ministeriale del PNRR, perché lì noi vogliamo, anzi approfitto dell'occasione per comunicare già la data, il 27 maggio, fare un convegno per chiarire tutti i meccanismi, i tecnicismi che riguardano questo progetto, affinché le imprese femminili possano aderire a questi progetti con una piena coscienza e conoscenza di tutte quelle che sono le regole e le necessarie documentazioni da presentare. Quindi, se non sarà sufficiente questo convegno, chiederemo alla Camera di Commercio di aprire anche uno sportello che magari a giorni specifici darà risposte alle imprenditrici. E poi tanti altri progetti, l'internazionalizzazione che è sempre presente sul nostro tema, sul nostro discorso, e la rendicontazione di tutto quello che è stato lo studio dell'Università d'Annunzio sulla prevalenza di genere delle imprese da aprire in questo settore post-pandemico e quindi con il cambio generazionale, culturale che è intervenuto in questi anni. E poi la formazione sul credito che ha assunto un aspetto diverso, in quanto abbiamo chiesto alla Banca d'Italia di intervenire per formare non solo le imprese ma anche le banche, perché il problema dell'accesso al credito da parte dell'imprenditoria femminile rimane sempre un problema molto sentito, perché l'imprenditoria femminile è anche costituita da piccole imprese, anche se stiamo vedendo che si stanno sempre più strutturando e quindi sta acquisendo sempre più, soprattutto nel nostro territorio, una forma strutturale molto più complessa, molto più concreta e quindi destinata ad avere più lunga durata. Mattinata piena in Camera di Commercio qui a Pescara con un duplice appuntamento, da una parte l'imprenditoria femminile, dall'altra degli uffici ZES a servizio delle imprese del territorio. Continua così l'impegno della Camera di Commercio Chieti Pescara. Presidente, a lei commenti di questa mattinata. Ottima mattinata. Stamattina abbiamo cominciato con la dottoressa Ferroni che ha illustrato il piano delle attività del CIF per 2022, molto ricco di attività, per cui faccio i complimenti a Luciana Ferrone. Poi abbiamo avuto effettivamente un evento importante perché abbiamo aperto gli uffici ZES qui nel Palazzo della Camera di Commercio. L'apertura degli uffici ZES non è cosa da poco, ma abbiamo dato volto al commissario e la sua struttura che è reperibile in questo posto, in questo luogo, mi auguro tutti i giorni della settimana, però un programma non ce l'abbiamo ancora. Una Camera di Commercio quindi vicina alle imprese, senza nessun colore, senza nessun genere di appartenenza, ma è un ente che in questo momento storico vuole esprimere il massimo supporto alle aziende. Per quanto mi riguarda, la Camera di Commercio rappresenta tutto il mondo produttivo, per cui cerchiamo per quanto possibile di essere vicini a tutto il mondo produttivo senza guardare né provenienza né nessun'altra cosa. Le imprese tutte hanno bisogno di nuove occasioni e queste occasioni arrivano da una parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma dall'altra parte dai vantaggi e dalle opportunità della ZES Abruzzo. C'era bisogno sul territorio di uno sportello informativo, chiaro e semplice ed ecco quindi un protocollo d'intesa tra Camera di Commercio Chieti Pescara e ZES Abruzzo affinché qualcosa che era solo sulla carta potesse diventare finalmente realtà.
grazie alla Camera di Commercio Chieti Abruzzo, con la quale abbiamo firmato una convenzione, potremmo utilizzare questi spazi per poter rispondere ai quesiti che ci verranno posti attraverso una mail dedicata e agli incontri one to one per consentire un maggior chiarimento su quelle che sono le opportunità delle ZES, credito d'imposta, agevolazioni procedurali e tempistiche e ovviamente in un quadro generale di infrastrutturazione del territorio che riguarda non solo Chieti Pescara ma tutto l'Abruzzo. La Camera di Commercio inserisce e dà i servizi abituali, istituzionali, da quelli economico-finanziari a quelli di assistenza al personale, perché ricordo che il credito d'imposta vale anche per l'assunzione per 2 anni almeno come credito d'imposta, poi c'è un obbligo per parecchi anni chi si insedia in quelle aree, pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie e al 10% per le grandi, anche sul personale nei 2 anni successivi all'insediamento. Altra questione è quella che riguarda le semplificazioni amministrative. Ci sarà uno sportello unico, ZES, che anche grazie alla collaborazione con Infocamere, che ha fatto questo programma in collaborazione non solo con l'Agenzia della Coesione Territoriale, che è il soggetto deputato a seguire, sostenere e supportare tutti i commissari in Italia, ho avuto anche l'opportunità in prima persona, essendo stato per un po' di tempo l'unico commissario insediato, di poter collaborare alla sua realizzazione. Sostanzialmente sostituisce i SUAP per tutti coloro di qualunque dimensione, salvo che non sia una semplice scia, che esula dai compiti del commissario, avrà la procedura semplificata con l'autorizzazione unica. Quindi il commissario apre e chiude le conferenze di servizi e consente gli insediamenti in tempi relativamente brevi con i dimezzamenti delle procedure. Imprese Informa, la rubrica della Camera di Commercio Chieti Pescara, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie.